Buongiorno, questo è il B&B dove ho dormito Civitanova. Di là c'è il bagno, qui fuori c'è il giardinetto. Bicicletta pronta, devo solo fare colazione e poi riparto in direzione Fano. Tutto qui. Buona giornata, ragazzi. Magari più tardi, fuori di qui, vi racconto anche l'avventura per entrare in questi bimbi. Benissimo ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a uscire dal B&B, è stato duro sia entrarci che uscirci perché ieri, secondo me, e da quello che ha fatto capire, si era un po' persa via la mia prenotazione avendola fatta il giorno stesso e quindi quando sono arrivato loro non c'erano. Ho chiamato un po' di volte, non rispondevano, quando hanno risposto erano più o meno le 6. E mi hanno detto che non mi davano la stanza prima delle 7 perché dovevano ancora sistemarla. E io ero un po' cotto, volevo lavarmi, farmi le cose con calma, lavare i vestiti. E vabbè, ho aspettato, alla fine mi hanno fatto comunque entrare nel cortile. E come è stato duro entrare ieri sera, è stato durissimo anche uscire questa mattina perché secondo me è rimasta addormentata e niente, io ero pronta alle 7, 7:05 come le avevo detto e che lei mi avrebbe preparato la colazione. E invece, scesa alle 7:40, ho provato a chiamarla un paio di volte perché avevo voglia di partire, non farmi di nuovo tutto di corsa, eccetera. E niente, alla fine invece ho fatto colazione e sono partita. Adesso sono sul lungomare di Civitanova e niente, si va verso Fano, a dopo. Eccomi a farvi vedere un tipico esempio di infrastruttura ciclabile da non realizzare. Prendo, uscendo da Porto Potenza Picena c'è una ciclabile, come vedete alle mie spalle, spero si veda, che costeggia la strada statale, però a un certo punto, esattamente qua, si interrompe perché lì c'è un parco e quindi la strada ciclabile non può essere continuata e ti rilancia in questo incrocino. Direttamente di nuovo sulla statalina, comunque come potete vedere abbastanza trafficata e senza un minimo di spazio per pedalare. È normale che poi anche gli automobilisti si incazzino se stiamo in mezzo, non c'è spazio, come si fa? Mannaggia. Vabbè, provo a continuare se non mi asfaltano. A dopo ragazzi. Devo dire che Porto Recanati è una di quelle cittadine di mare che proprio mi piacciono perché ha una passeggiata sul lungomare molto curata, le case sono tutte comunque belline come potete vedere e soprattutto gli stabilimenti balneari, a differenza della Versilia ad esempio, non tappano la visuale sul mare, hai sempre il mare in vista, quindi è sempre piacevole passeggiarci, quindi mi piace, Porto Recanati è approvato da sempre. A dopo ragazzi. Ho fatto una bella chiacchierata con i pescatori che stavano ritirando le loro reti. Uno di loro è un mountain biker, allora abbiamo fatto un po' di parole su viaggi in bici, mi ha dato due dritte sulle strade da fare in questa zona e niente,
niente, adesso sono ripartito, sto per uscire da Porto Recanati e via che si pedala, tra poco Monte Conero. Ed eccomi a Sirolo, la prima parte della salita del Monte Conero l'ho affrontata, non è assolutamente niente rispetto alla Cisora di Cofani, però guardate che paesaggi e panorami che ci sono. Quello è il Monte Conero che dovrò scavalcare oggi per andare a Ancona direzione Fano. E ci siamo, si suda ma ci siamo. Ciao ragazzi! Buongiorno, sono entrato da un po' ad Ancona e come ci sono entrato spero di uscire in fretta perché come sapete non mi piacciono le città grandi da pedalare col casino, il traffico, il caos. In più perché ci sto mettendo una vita, perché ogni volta che mi fermo a fare delle foto, soprattutto lì sul Monte Conero, mi sono fermato a chiacchierare con un sacco di persone. Prima un signore del Vespa Club, tra l'altro di Fano, dove sto andando io, poi con Laura, una ciclista molto simpatica, solare, con la quale mi sono fermato a parlare 20 minuti, mi ha raccontato un po' di cose lì del Conero, perché lei è qua di Ancona, e niente, adesso pedalo, cerco di uscire da sta bolgia di caos, e a dopo ragazzi. Pezzo bruttissimo per uscire da Ancona, non credo che ci siano delle piste ciclabili perché Komoot mi ha dato questa come opzione, una strada a due corsie per andata, due per ritorno, con macchine e camion che viaggiano velocissimi. Voglio levarmela dalle palle prima possibile, che proprio non è piacevole. Eccomi a voi ragazzi, dopo quel brutto pezzo di statale dopo Ancona c'è ancora un altro bel pezzo su una statale abbastanza trafficata, da Falconara a Montemarciano mi pare si chiami questo paese, ma a un certo punto si riesce a ripassare sulla strada parallela, ovvero questa qui che sto percorrendo adesso, che è, come vedete, in riva al mare. Il sole picchia lo stesso, ma almeno non ci sono le macchine, quindi ho tolto almeno il 50% delle rotture di scatole. Il sole per ora me lo tengo, ma tra poco sono qua, sono a Senigallia e penso di fare una piccola sosta lì, vedo di mangiare della frutta, qualcosa di fresco e poi riparto, che c'è il ragazzaccio Pigal che mi aspetta a Fano. Anche a Senigallia ci sono arrivato. Questa è la rotonda a mare, non so se è quella del famoso una rotonda sul mare, e comunque quello è il lungomare di Senigallia, quello che ho appena passato, e se penso che sia sempre lungomare lato sud. E niente, adesso vado a cercare un posticino all'ombra e per fare uno snacks
e poi riparto per Fano. A dopo, ciao. Ah, dimenticavo di dirvi che Senigallia è anche super conosciuta per il Summer Jamboree. Quello là sopra è il manifesto ormai per il 2021, visto che quello del 2020, come quasi tutti gli eventi, è stato rimandato. È un festival rockabilly della cultura americana anni 40-50, dove incontrerete gente vestita a tema, macchine dell'epoca, moto dell'epoca. Questa mega piazza è la piazza dei concerti principali, ma in giro per tutta la città e per i paesini limitrofi troverete eventi, feste, gente che balla rock acrobatico e barbieri dell'epoca che se vuoi farti fare un taglio anni 40-50 stile americano te lo fanno sul momento. E l'anno prossimo veniteci, perché io ci sono stato ed è veramente una situazione surreale e bellissima. Vado in TV, ciao! Dunque, a Fano sono arrivato. Come vedete sono in macchina, non più in bicicletta. Quasi lavato e profumato. Sì, lavato e profumato sicuramente. E guardate un po' chi ho qui. Guardate un po' che ho qui. Per gli amici polisti. Per gli amici polisti. Solo i polisti si ricordano. Questa è la storia del Polo. La storia del Polo. La pagina nera, no? La pagina nera. Abbiamo fatto dei tornei io e lui assieme, che abbiamo proprio fatto scintille. Sai, le volte per terra. Appunto, le scintille che fanno scintille per i pedali terra. Quando sgrattano per terra, praticamente, no? Adesso mi sta portando a mangiare la classica piada marchigiana. In teoria sì. In teoria sì. Cioè, non in teoria, in pratica. Quella perché? Sfogliata, con lo strutto. Perché da ste parti si dice che quella marchigiana sia tre livelli superiori a quella romagnola, perché quella romagnola a noi non ci piace. Sì, un po' come quando tipo i gruppi famosi tipo gli Aerosmith, no? Che vanno a dire Cleveland è il posto più bello dove ho suonato, poi vanno a Roma, Roma è il posto più bello dove ho suonato. Esatto. Queste cose così, insomma. Quindi noi mangiamo nel posto dire, della piadina più buona di tutti. Noi dobbiamo dire, esatto, che praticamente noi stiamo, cioè la piadina marchigiana, quindi le Marche, è la più buona del mondo. Poi quando uno va in Romagna, trick e track, cambia tutto. Solo per farsi lì. Esatto. Ottima questa piadina romagnola, tutta ad un blocco, queste cose così, insomma. Vabbè, basta. Benissimo, vi facciamo vedere forse dopo la piadina se ne abbiamo voglia. Addio ragazzi. Se non finisce prima, perché è un attimo. Non fa in tempo a accendersi la GoPro, che sta piadina marchigiana sparisce in un lato. Adios. Come dicevamo, questa è la piadina. Guardatela adesso perché non la vedrete mai più. Esatto. L'abbiamo presa leggera, salsicce e friarelli. E tu? Uguale, perché cioè, è d'obbligo piarla così, non è che sono su tante strade. La piada si chiama piada alta digeribilità. Sì, nel senso che te resta qua. È talmente alta la digeribilità, incomincia a digerirla dai polmoni, praticamente. Inizia a digerire. Però ne vale la pena, voglio dire. Quindi buon appetito. Mori soffocato, muori felice. Quello sì. Buon appetito. Buon appetito a tutti.